È la notte più triste, perché sto per andare via e non tornerò indietro. Domani mattina, quando la donna con cui ho vissuto per 6 anni sarà andata al lavoro in bicicletta e i nostri figli saranno stati accompagnati al parco a giocare con la palla, infilerò alcune cose in una valigia, scivolerò fuori di casa sperando che nessuno mi veda e prenderò la metropolitana fino all'appartamento di Victor. Lì, per un periodo di tempo indefinito, dormirò sul pavimento nella minuscola stanza che lui gentilmente mi ha messo a disposizione, accanto alla cucina. Ogni mattina solleverò il sottile materasso a una piazza e lo rimetterò sullo stenditoio. Riporrò il piumino ammuffito in una scatola, sistemerò i cuscini sul divano. Non ritornerò a questa vita, non posso. Magari dovrei lasciare un biglietto per comunicare questa decisione. Cara Susan, non ritornerò. Forse è meglio che telefoni domani pomeriggio, o potrei farmi vivo nel fine settimana. I dettagli non li ho ancora decisi. Quasi sicuramente non le dirò le mie intenzioni stasera o stanotte. Rimanderò. Perché? Perché le parole sono azioni e fanno accadere le cose. Una volta che sono uscite dalla bocca non puoi più farle rientrare. Qualcosa di irrevocabile sarà accaduto e io sono impaurito e insicuro. Di fatto in questo momento sto tremando. Ho tremato per tutto il pomeriggio e per tutto il giorno. Questa sera quindi potrebbe essere la nostra ultima sera da famiglia innocente, integri, ideale. La mia ultima notte con una donna che conosco da 10 anni, una donna di cui so quasi tutto e di cui non voglio sapere di più. Presto saremo come sconosciuti. No, non sarà mai possibile. Fare del male a qualcuno è un gesto di riluttante intimità. Saremmo pericolosi conoscenti con una storia alle spalle. Vorrei essermene andato via quella volta, la prima volta che ha appoggiato la sua mano sul mio braccio. Perché non l'ho fatto? Che spreco di tempo e di sentimenti. Lei ha detto qualcosa del genere su di me, ma sono cose che pensiamo veramente. Ho almeno 3 risposte valide per ogni domanda. Mi siedo sul bordo della vasca da bagno e guardo i miei figli, di 5 e di 3 anni, seduti uno da una parte e uno dall'altra. I loro giocattoli, animali di plastica e bottiglie, galleggiano sulla superficie dell'acqua. I bimbi parlottano fra loro e da soli, e per una volta non fanno la lotta e non piagnucolano. Sono esuberanti, vivaci. E la gente dice che sono bambini felici, affettuosi. Questa mattina, prima che io mi preparassi ad affrontare la giornata con la coscienza di dover sistemare un bel po' di cose nella mia testa, il maggiore ha insistito per avere un altro bacio prima che chiudessi la porta e ha detto: "Papà, io amo tutti. Domani farò qualcosa che li danneggerà e li segnerà per sempre." Il più piccolo adesso porta sempre pantaloni di cotone color khaki, maglietta grigia, bretelle blu e un casco da poliziotto. Mentre metto i vestiti nel cesto della biancheria sporca, vengo disturbato da un rumore che arriva da fuori. Trattengo il fiato. Già qui, ora, spinge la bicicletta nell'ingresso, toglie i sacchetti della spesa dal cestino. Nel corso di questi mesi, e particolarmente durante gli ultimi giorni, dovunque mi trovassi, al lavoro, a passeggio, in attesa dell'autobus, ho esaminato questa rottura da tutte le angolazioni. Diverse volte ho perso la mia fermata della metro o mi sono ritrovato in un posto familiare senza saperlo riconoscere. Non sempre so dove mi trovo e che può risultare un'esperienza piacevolmente impegnativa. Ma in questi giorni tendo a sentirmi come se stessi strizzando gli occhi per cercare di distinguere oggetti che qualcuno ha messo a testa in giù. Ho cercato di convincermi che lasciare delle persone non è la cosa peggiore che puoi far loro. Può risultare triste, ma non deve obbligatoriamente essere una tragedia. Se non si lasciasse niente o nessuno, non ci sarebbe spazio per il nuovo. Naturalmente andare avanti è un'infedeltà verso gli altri, verso il passato, verso la vecchia nozione di se stessi. Forse ogni giorno dovrebbe prevedere almeno un'infedeltà essenziale o un tradimento necessario. Sarebbe un atto ottimista, un atto di speranza che garantisca fiducia nel futuro, la prova che le cose possono essere non solo differenti, ma migliori. Quindi
Quindi sto per dare via Susan, i miei bambini, la mia casa e il giardino pieno di piantine di erba e di fiori di ciliegio che posso vedere dalla finestra del bagno. E in cambio avrò una sistemazione a casa di Victor, dove ci saranno spifferi e polvere sul pavimento. 8 anni fa Victor ha lasciato la moglie. Da allora, anche escludendo la prostituta cinese che suonava il pianoforte e che a ogni loro incontro si portava dietro tutto quello che possedeva, ha avuto solo amori insoddisfacenti. Se squilla il telefono, si lancia in una sorta di balletto spaventato e si chiede quale infamia stia per arrivare e da quale direzione. Victor, vedete, sa dare alle donne speranza, se non soddisfazione. Tutti e due ci troviamo meglio nei pub e nei ristoranti. Devo dire che quando Victor non se ne sta seduto al buio con gli occhi infossati e le pupille dilatate per l'incomprensione e la rabbia, può essere un tipo accomodante, perfino divertente. Non gli interessa se rimango in silenzio o divento loquace. È abituato al modo in cui salto da un argomento all'altro, seguendo il moto naturale della mia mente. Se gli chiedo perché sua moglie lo odia ancora, lui me lo dice. Come ai miei bambini, so apprezzare una storia, specialmente se l'ho già sentita. Voglio tutti i dettagli e l'atmosfera. Lui però parla piano, come fanno alcuni inglesi. Spesso non ho idea se stia semplicemente aspettando che gli venga in mente un'altra parola o se magari non parlerà più. Tutto quello che posso fare è accettare di buon grado questi intervalli, come occasioni per fantasticare. Ma vorrò monologhi e pause, spifferi e pub tutti i giorni? Susan adesso è nella stanza. Dice, perché non chiudi mai la porta del bagno? Che cosa? Perché non la fai? Non riesco a pensare a un motivo. È occupata a baciare i bambini. Amo il trasporto che dimostra nei loro confronti. Quando parliamo davvero, parliamo di loro, di qualcosa che hanno detto o fatto, come se fossero una passione che nessun altro può condividere o capire. Susan non mi tocca, ma offre la sua guancia a qualche centimetro dalle mie labbra, in modo che per baciarla io mi debba sporgere in avanti, umiliando così tutte e due. Ha addosso profumo e odore di strada. Va a cambiarsi e ritorna in jeans e felpa, con un bicchiere di vino per lei e uno per me. «Ciao, come va?» Mi guarda fisso in modo che io debba notarla. Sento il mio corpo che si contrae, che diventa più piccolo. «Bene», rispondo. Annuisco e sorrido. «Vede qualcosa di diverso nel mio volto, oggi? Mi sono fatto scoprire o non ancora?» Devo sembrare esausto. In genere, prima di averla di fronte, preparo 2 o 3 argomenti possibili, come se le nostre conversazioni fossero esami. «Sapete...» Lei mi accusa di restare troppo in silenzio quando siamo insieme. Se solo sapesse come balbetto dentro di me. Oggi sono stato troppo agitato per provare. Questo pomeriggio è stato particolarmente difficile. È il silenzio come l'oscurità. Sa essere gentile ed è anche un linguaggio. Le coppie hanno buoni motivi per non parlare.